potenti della terra oggi arrivano ad Ancona, voi avete un messaggio anche per loro e non a caso davanti all'ospedale Salesi. Certo, allora noi come Rete Femminista Marche abbiamo questo cartello che voi vedete, sì alla RQ486, all'aborto farmacologico. Noi pensiamo che la sanità pubblica deve essere un diritto di tutte, di tutti, di tutte le persone. Perché? Perché la prevenzione non viene assolutamente fatta, non viene fatta l'IVG farmacologica e non ci sono consultori svuotati. Di coscienza. Consideriamo ad esempio che nelle Marche c'è una media di circa 70% di obiettori di coscienza. E ci sono ospedali, ad esempio l'ospedale di Iesi, dove l'obiezione è al 100%, ciò significa che una Iesi non si può abortire. Noi come collettivo ad esempio stiamo facendo anche dei banchetti informativi rispetto a come si accede al diritto d'aborto e in queste occasioni ci troviamo a parlare con tante persone che hanno appunto si sono trovate in questa situazione, che ci raccontano le loro storie e appunto ci raccontano di a volte delle difficoltà o altre volte di quello che è il sollievo di invece aver trovato una situazione positiva. Quindi è molto importante come una persona viene accolta nel momento in cui decide di fare questa scelta.